Buongiorno da BTV News. Oggi, 1 agosto, è Sant'Alfonso Maria de Liguori e il National Girlfriend Day, un evento annuale nato oltreoceano, ma grazie ai social popolare anche in Italia. La giornata ha come obiettivo quello di rendere omaggio alla solidarietà tra ragazze e non è quindi la giornata della fidanzata, come è stata invece interpretata successivamente. L'origine di questa celebrazione non è certa, ma pare che risalga al 2004, anno in cui la proprietaria di un sito internet di lusso, Mistress Susan, affermò di aver creato questa data come mezzo per le amiche per mostrare il loro apprezzamento l'una all'altra. Tra le amicizie degne di nota possiamo ricordare le Edinburgh Seven, erano un gruppo di amiche che lottarono per diventare le prime donne a frequentare la facoltà di medicina del Regno Unito negli anni 60 dell'Ottocento. Nonostante studiassero medicina all'Università di Edimburgo, gli fu impedito di laurearsi e diventare medici. La loro determinazione ha inserito i diritti delle donne nell'agenda nazionale e ha portato a leggi nel 1876 che hanno permesso alle donne di studiare medicina all'università. Gli Edinburgh Seven avevano spianato la strada alle dottoresse del futuro. Più o meno nello stesso periodo, Susan B. Anthony ed Elizabeth Cady Stanton stavano formando un'amicizia che sarebbe diventata rivoluzionaria. Le due sono state fondatrici del Movimento per i diritti delle donne negli Stati Uniti e sono state le pioniere che hanno spinto per il suffragio delle donne bianche.